Ciao a tutti da Vittorio. Quante volte abbiamo sentito dire che Sergio Gragnotti ha fatto fallire la Lazio? Quante volte abbiamo sentito che i debiti contratti per gli acquisti eccessivi fatti dalla Lazio di Gragnotti hanno portato la Lazio in bancarotta? Tante, tante volte. Eppure non è la verità. La Lazio non si è ritrovata un passo da fallimento per i colpi di mercato di Sergio Gragnotti, ma per un motivo molto diverso. Ed è tempo di dire la verità e di riportare in luce i fatti e non le chiacchiere. Partiamo dall'inizio. Sergio Gragnotti comprò la Lazio nel 1992, rilevando un pacchetto di maggioranza da Cagliari. Da lì iniziò a fare investimenti che portò la prima squadra della capitale a diventare una delle squadre più forti d'Italia e anche d'Europa. Ma evidentemente a qualcuno la Lazio in alto dava fastidio. Sergio Gragnotti era un investitore. Un uomo intelligentissimo, grande senso di affari, come veniva definito ai tempi d'oro nei maggiori salotti finanziari italiani. Un venditore di granaglie, come preferì apostrofarlo Silvio Berlusconi. Gragnotti ha avuto una carriera folgorante grazie anche a investimenti rischiosi, ma che fino al 2000 hanno portato i propri frutti. Ma le cose stanno per cambiare. Nel 1991, dopo essere uscito da Enimont, fonda la sua Merchant Bank, la Gragnotti & Partners. L'idea di quella società è quella di comprare azioni e rivenderle a un prezzo superiore e quindi fare guadagni. Prima acquista la Bombril, azienda brasiliana che lui conosceva benissimo, visto che aveva vissuto per tanti anni in Brasile. Poi, nel 1994, compra la Cirio. I problemi di Sergio Gragnotti nascono dal fatto che viene meno al suo business plan, ovvero comprare e rivendere azioni. La società, anziché comprare e vendere, viene bloccata dall'acquisizione di Cirio, a cui segue quella strategica della centrale del latte di Roma. Anziché una merchant bank, diventa un azionista della Cirio. Gragnotti, per strategie di mercato, inserisce la Lazio all'interno della Cirio e questa alla fine sarà la mossa che creerà tutti i problemi alla Lazio e possiamo dire sarà un errore gravissimo. Sergio Gragnotti non ha grandi capitali e per fare queste acquisizioni, come per rilevare la maggioranza della Cirio, si deve fortemente indebitare. Per questo, ad inizio 2000, la Cirio emette delle obbligazioni. Non parliamo di cifre mostruose, ma di 150 milioni di euro per racimolare il capitale dal mercato. Questa, per chi non è esperto di finanza, è un'operazione piuttosto abituale per molte società. Le banche, in particolare, fissarono un tasso di interesse molto importante, piuttosto alto, il 7,5%. Una cosa che doveva destare un po' di sospetti. La crisi economica sicuramente non aiuta la Cirio, che continua ad aumentare i ricavi, addirittura nel 2000 li raddoppia rispetto all'anno precedente, ma il livello di indebitamento della società è ancora alto. Quindi, quando nel 2002 le prime obbligazioni vanno in scadenza e la Cirio deve ripagare queste emissioni, la società non ha in pancia la liquidità per ripagare il debito. E così il 7 novembre del 2002 il trustee inglese Law Debenture dichiara che le obbligazioni Cirio non saranno rimborsate e questo porterà al default della Cirio. Sergio Gragnotti si è ritrovato in una situazione complicata dovuta ai suoi investimenti pericolosi, ma anche perché tradito dal mondo finanziario che fino allora lo ha appoggiato. Ed è questa la cosa che deve far riflettere. Ma Sergio Gragnotti non era uno sprovveduto. Già prima della scadenza delle obbligazioni, si era mosso per ottenere aiuto, conscio che la Cirio non aveva la liquidità per ripagare quel debito. E allora la prima mossa era stata quella di provare a vendere la Bombril per racimolare capitale, ma quell'operazione stranamente non era andata bene. E poi ha chiesto aiuto agli enti finanziari, a banche, banche di investimento, per chiedere aiuto nel rimborso dell'obbligazione con l'emissione di un nuovo bond. Questa è un'altra operazione molto comune fra le società. Del resto, la situazione della Cirio era promettente, perché è vero che la società era attualmente fortemente indebitata, ma i ricavi facevano pensare che in 1 o 2 anni la situazione sarebbe stata molto positiva. Invece, Gragnotti fu tradito dalle banche, in particolare da Capitalia, prima Banca di Roma, che stranamente gli ha girato le spalle. Banca di Roma aveva spesso sostenuto investimenti anche azzardati di Gragnotti, ma quella volta stranamente disse di no. E qui va fatta una valutazione molto importante, perché l'Inter di Suning si è ritrovata lo scorso anno nella stessa situazione di Sergio Gragnotti, anzi, con un debito peggiore, visto che l'obbligazione in scadenza dell'Inter era di 375 milioni di euro, contro appena, mi viene da dire, 150 della Cirio.
ma l'Inter ha ottenuto l'appoggio del mondo finanziario, che ha rifinanziato il debito rilanciando un nuovo bond da addirittura 450 milioni di euro. Ecco, questo era esattamente il progetto di Sergio Gragnotti, ma al patron della Lazio le banche dissero no. A Suning, invece, nonostante la situazione economica peggiore, hanno detto di sì. E questo è qualcosa che deve fare riflettere profondamente i tifosi della Lazio. Un'altra considerazione da fare è che, come vedete, la Lazio in tutta questa vicenda non era coinvolta. La situazione debitoria riguardava solo ed esclusivamente l'Acirio, non la Lazio. Ma non finisce qui, perché Capitalia, con una mossa a sorpresa, decise di aiutare l'Acirio nel pagamento del debito con gli obbligazionisti, solo ed esclusivamente se Cragnotti si fosse dimesso da ogni carica nella Lazio. Una cosa strana, visto che la Lazio in quella situazione non c'entrava nulla. Perché chiedere a Sergio Cragnotti di mollare la Lazio, visto che la situazione debitoria non era derivata dagli interessi del club calcistico? Mentre l'Acirio aveva problemi economici, la Lazio aveva in pancia assets in grado di permettere alla squadra di navigare a livelli accettabili. Certo, magari non ci potevamo permettere più di comprare Hernan Crespo, ma la Lazio poteva navigare a livello Champions. Non solo, ma il passaggio da Cragnotti a Baraldi lasciò tante perplessità. Primo, perché Baraldi, che proveniva dal Parma, non si era distinto per la sua eccellenza e quindi sembra una scelta piuttosto bizzarra. Secondo, nonostante la crisi, Baraldi si diede un compenso da oltre 1 milione di euro per gestire la Lazio. Pensate che Cragnotti e la famiglia di Cragnotti percepiva annualmente la Lazio 80.000 euro, per cui un decimo di rispetto allo stipendio che si è dato Baraldi. È molto strano che una società in crisi accetti di pagare profumatamente un CEO che non aveva neanche particolare esperienza nel passato. Furono le operazioni in quel periodo ad affossare la Lazio. Vendite di calciatori a prezzi ridicoli, come Stankovic o Stam, o l'acquisto di calciatori a peso d'oro, vedi l'acquisto di Dabo a 20 milioni di euro, oltre al deprezzamento eccessivo di vari assets all'interno della società. Oltre il danno, la beffa, perché la promessa di Capitalia non fu mantenuta, visto che Cragnotti fu indagato e processato per il boncillo e fu costretto a mollare la sua creatura, la Lazio. Sicuramente il patron della Lazio si era sposto troppo, con operazioni azzardate, ma la Lazio, o meglio l'Acirio, è fallita per 150 milioni di euro, ovvero l'obbligazione non ripagata. L'Inter, per fare un esempio, ha 390 milioni di debito verso le banche, la Roma 270, il Real Madrid nel 2022 aveva 1 miliardo di debito verso le banche, eppure sono lì, ancora in piedi, mentre la Lazio, o meglio l'Acirio, è fallita per 150 milioni di euro. Perché nessuna banca o banca d'affari ha voluto rifinanziare questo debito. È evidente che Cragnotti dava fastidio e, sfruttando le sue manovre spericolate, qualcuno lo abbia fatto fuori. A rimetterci però è stata anche la Lazio, che è finita in mani strane che l'hanno portata ad un passo dal fallimento. Ripeto, non furono le operazioni legate alla Lazio a far fallire l'Acirio e Sergio Cragnotti, ma è stato il default delle obbligazioni Cirio a mettere la Lazio in grande difficoltà. Ci tenevo moltissimo a fare questo video, a fare chiarezza su questa situazione, perché negli anni si sono dette un sacco di stupidaggini. Questa è la situazione reale, questo è il motivo per cui Cragnotti ha lasciato la Lazio. Ti è piaciuto questo video? Metti mi piace e mi raccomando, se ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici. Facciamo conoscere la realtà sulla vicenda Cragnotti e la Lazio. Grazie.